Angoli Rustici 2014. Ma già nel 1914 accadeva qualcosa di importante in questo paese. Non a caso il titolo di questi angoli dell'edizione 2014 è appunto Inferno e Paradiso. E siamo appunto su una contrada che ben si presta a spiegarci il perché dell'Inferno e Paradiso. Siamo intanto in che contrada? Sono qui accanto al presidente del Proloco, Maurizio Scotton. Buongiorno, qui siamo in Contra Torre che assieme a Contra Castello ha pensato di far rivivere per questi angoli rustici cosa successe idealmente nel 1914, esattamente il 21 aprile. Abbiamo due personaggi che ritornano dal Col Bastia dove è stato inaugurato il monumento a Dante Alighieri e raccontano durante un filò in contrada cosa è successo in quell'attimo e soprattutto cosa è successo nel Medioevo, e cioè quando Ezzelino e Cunizza vissero. Nomino te Alberico, signore di Vicenza e di tutto il suo territorio. E dopo cosa capita? E dopo Tusi la situazione si complica, perché comincia le lotte tra Guelfi e Ghibellini. Guelfi e Ghibellini? Ma chi eri sti qua? Allora, cosa posso dirle? I Guelfi, gli era qui che stava da parte del Papa, e invece i Ghibellini stava da parte dell'imperatore. Fatalità, gioco nel gioco, perché Inferno e Paradiso comunque è un contrasto, e abbiamo il primo Novecento che fa da contrasto al 1200 ezzeliniano. Renzo Zarpeon è il maestro della scenetta praticamente. Renzo, ma intanto le ricerche, complimenti per il lavoro. Grazie. E per la ricerca. Si sta a fatica a assemblare un po' tutto? Si sta molto a fatica, perché prima ho esaminato una montagna di documenti, dopo ho fatto una stesura cronologica, dopo ho dovuto scegliere gli avvenimenti più importanti e tradurre il tutto in una scenetta che non doveva durare più di 20 minuti, cercando di essere fedele ai dati storici. Bentornata sorella, riposati per qualche giorno e poi mi darai una mano a sconfiggere i nostri nemici. Come posso aiutarti? Andrai in sposa al nobile e ricco Neimerio Poncio di Breganze, che così mi darà una mano a tenere a bada la pedemontana verso Tiene e Valdagno. Il signore, brutte notizie dalla Francia. Nel concilio ecumenico di Lione, il Papa Innocenzo IV ha deposto Federico II dal trono. E inoltre, sentite cosa ha scritto nella bolla papale. Ed è fedele alleato dell'imperatore. Ezzelino III, deità romano, viene scomunicato come eretico manifesto, nemico della Chiesa e feroce tiranno. Tutti i vescovi, preti e frati sono obbligati a sconfiggere questa belva sanguinaria e questo nemico pubblico del genere umano. Maledetti Guelfi! Mi volete morto? E allora vi farò vedere io di cos'è capace questa bestia sanguinaria! Ezzelino! E da che lì, caritosi, Ezzelino III è già diventato proprio una bestia sanguinaria. Proprio così. Per difendersi dai suoi nemici è già diventato sempre più feroce, specialmente con chi lo tradiva. Ezzelino, mi scusi, come si sta lì immersi in un fiume di sangue bollente nel Flegetonte dove l'ha confinata Dante Alighieri? È un po' caldo, però ci si arrangia. Comunque penso che dopo tutti questi anni abbia espiato le sue colpe. Non ancora, ne ho fatte troppe e credo che non le espierò mai. Ma come farete? Come farete a sconfiggere tanti nemici? Ora poi che il Papa Alessandro IV ha indetto una crociata contro di voi. Con la forza delle nostre armi, con l'astuzia e con l'aiuto delle stelle. Fedeli soldati, seguitemi per un'altra grande battaglia che ci porterà alla conquista di Brescia e Milano. Evviva l'impero! Evviva il Daromano! Evviva Ezzelino! Evviva il Imperatore! Cunizza, la sorella di Ezzelino Daromano. Cunizza, ma tu che l'hai visto, com'è Dante? Fantastico. E la sua morosa, quella che si dice essere la sua fidanzata, Beatrice? Bellissima. Sì, Cunizza e sua sorella, le stai uniche della famiglia dei Daromano che se ga salvà. Perché tutti che altri si stai copai barbaramente. Adesso è poco più perché Dante
L'ha messo Selino all'inferno. Ma dai, io vedo se è all'inferno, con tutta la gente che cacco fa. Ma dove sei all'inferno? Allora, se trova nel settimo cerchio, queo dei vioenti, i dannati se dentro un fiume di sangue boente, che si chiama il Flegetonte, e su arriva che se una squadra di centauri, che quando chi dannati cerca di venire fuori, coi saete i butta dentro. E Cunisse come aveva fatto andare in paradiso? Ma se quello che mi domando a me, con tutto quello che aveva combinato, perché quando che as sta in Toscana dei suoi parenti, a segare tirai un castello, Rocca de Acerbaia, vicino Firenze. E dopo aver sa liberi i schiavi e i prigionieri e i servi, a segare dedicà una vita di preghiera e di carità cristiana.